In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Ho Parallelo due 42 vite, su posso AirTable. raccontare di avere due vite, c'è un prima e un dopo, no? Adesso ho la parte, diciamo, che lei ha letto nel mio curriculum di scienziato, eccetera. Ma prima Che avevo meraviglia, dal un'altra pane vita. alle nanoscienze. Bellissima Andiamo questa verso cosa. a più di 500 milioni di persone al mondo che parliamo e viviamo in spagnolo, ma poi la cultura argentina, la cultura messicana, ci sono Panama, Guatemala, ci sono tanti posti con una carica di particolarità e di diverse identità che è veramente una sfida. Capire tutto quello che è l'universo in Le spagnolo, proprietà no? del grafene, le elencate quasi tutte, ovviamente se ne possono mettere almeno un'altra mezza dozzina, oltre a quelle che ha menzionato, che sono molto più tecniche, però diciamo, il grafene è visto come materia delle L'innovazione che meraviglie. noi chiamiamo disruptive, cioè creare dei prodotti, degli Cosa c'entra lo oggetti, scotch dei con il grafene? dispositivi. In realtà, io sono qui seduto in Bidimecce, nella sede di Bidimecce, nell'azienda che ho fondato, grazie a questi due signori russi, Andrei Gaim e Kostia Novoselov, che un venerdì Nel pomeriggio, 2003 hanno ma iniziato. come la grafite, in natura ce ne sono più di 2500 materiali diversi, quindi Ecco, potete qui ci pensare che sarebbero un milione di domande, il insomma. discorso è Proprio la nanoscala, cioè proprio la divisione, di no? queste E quindi cellule magari poi. innovative, accoppiandola con una cella convenzionale, quelle che si chiamano strutture tandem. In questo caso si riesce a allargare lo spettro di assorbimento della radiazione Oggi solare e quindi la avere. tecnologia permette di fare tutto, possiamo fare la riproduzione del Davide, possiamo fare del Bosco, riproduzione dei Sì, capilavori di vedo te. arte, questo non c'è la storia, non c'è quello che permette raccontare l'identità, la storia, la singolarità di ogni paese o di ogni comunità, di ogni cultura. Non c'è niente, è un capolavoro tecnicamente perfetto, ma non La c'ha quantità non di c'è un'anima. tecnici Di di tutta la regione Andalusia, che sarebbe una regione più o meno come la Sicilia, ha la quarta parte del personale specializzato parlavamo di che ha in Cordova, Umbria. no? Cordova, questa come tutte le lotte interne, Almoravides, Almohades, hanno sconvolto un equilibrio, una società dove c'era una comunità che abitava sia ebraica sia Ha detto musulmana delle o cose veramente cristiana. interessanti. L'innovazione diventa progresso quando è accessibile alla società, no? Ed è bello questo incontro tra voi due perché lo scienziato parla, no, di evoluzione e tecnologia, però l'umanista dice: ok, ma se questa tecnologia poi non è accessibile agli altri, a che serve? Cioè, no, che serve per Una carità, differenza però esponenziale, diciamo. quindi riscaldare delle aree senza dover andare a fare tutti gli impianti di condizionamento. Questo qui è qualcosa che cioè, è veramente disruptive nel campo dell'edilizia o nel campo dei Per metalli, che sviluppare funzionava delle. come membrane per desalinizzare l'acqua del mare. Quindi degli strumenti portabili a Nel basso confronto prezzo. dei procedimenti amministrativi, di svolgimento delle procedure per fare ad esempio una nuova azienda o per avere delle infrastrutture che ti aiutano nel senso di abitare proprio lì nella Spagna, ci siamo molti aperti, molti alla mano, diciamo che abbiamo un'amministrazione E i molto giovani di oggi, raggiungibile. rivediamoli tra, non lo so, tra una decina d'anni, io, almeno dal mio punto di vista, li vedo ossessionati, scusate se posso utilizzare questa parola, ossessionati dalle app, ossessionati dall'uso della telefonia cellulare, con il risvolto negativo
di queste figure di influencer, no? Sono tutti dietro agli influencer. Io quando ho l'influenza la vedo come una cosa negativa, sto male, quindi. In contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.